E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio dell'originale Final Fantasy VII. Qua credo che nello scorso episodio Princess Guard, che nello scorso episodio siamo andati nel Tempio degli Antichi. Tanto eravamo lasciati là, che ero caduto proprio come un minchione, porca miseria. Ah, la Princess Guard è una delle armi di Aerith qua. Vediamo. Oddio, quanto alloggio di materia, ok. Utilissimo. Grazie. Qui piazzo qualche altra materia utilissima. Niente di più. Non si vuole pazziare un assorbe MP oppure no. Non ho capito se ce l'ho già. Non so. E là, facciamo, piazziamoci un astro. E pensavo che dovevo andare di qua, mannaggia. Ma adesso non dovrei muovermi quanto la lancetta si muove qua. Quando la lancetta piccola si muove. Ok, posso di qua? Procedi. Ok, aspettiamo la lancetta. Che si muove la lancetta piccola, altrimenti siamo fregati e finiamo per cadere qua. Che l'altra volta, mamma mia, perché non. Che mi ero completamente dimenticato che camminavo sulla lancetta piccola, cadevo però. Visto che poi mi sono trovato comunque su un fossile qua. Vediamo, possiamo andare di qua forse? Vediamo, forse questa è la strada giusta? No, però un'altra pozziera. Tritono, no? Che cacchio è Tritono? Vediamo. Ah! Un'altra delle armi di Kite Seat qua. Stiamo ottenendo bella robetta, dai. Muoviamo. Ok, forse di qua. Ovviamente non camminiamo perché rischiamo di cadere qua. Vi aspettiamo. Ok, possiamo camminare, dai. Ovviamente stando attenti a non cadere e non passare. Oddio, di qua dovevamo andare? Ok, non possiamo aprire, ci servirà una chiave, credo. No, non camminiamo assolutamente quando si muove la lancetta piccola perché significa che poi siamo fregati qua. Ok, onestamente non so dove deve andare manco. Oddio, ci sono le macerie qua. Oddio, no. Non possiamo passare. Grazie.
di qua forse. Un altro pozziere. E c'è un mostro. Non vedevo l'ora di combattere contro qualche mostro. Oddio, che razza di mostro è quello? Il pugno della... Agito congelante. Oddio. Ma comunque... Siren... da quel design. Cioè, non so se vi ricordate di Siren di Final Fantasy 8. Ovviamente non posso neanche controllarlo. Sono neanche capito. Vabbè, a parte che... Ok, ce l'abbiamo fatta, pensavo che era forte, invece. Ranocchio, oddio. Bene, forse c'erano nascosti i mostri. Ok, muovi tu. Scusate, velocizzo. Ok, dai. Andiamo, come dice la cara vecchia cuina di Final Fantasy 9. Andiamo, andiamo. Oddio, è tre macerie. No, porca miseria. Non ci credo. A parte che dovevo tipo attraversare, cercare di attraversare tutti i segni. Tutti i numeri zodiacali, credo, non so. Ok, ci siamo qua perché qua... Sta parte è un po' pallosa, tipo di girare le lancette qua. Beh, penso che probabilmente... Final Fantasy 7 Rebirth dovrebbe arrivare fino alla parte del Tempio degli Antichi, credo, poi non lo so. Che non so fino a quando, alla fine dove... Oddio! Questi mossi qua appaiono anche su Final Fantasy 9, me li ricordo. 8 occhi. Mi pare che questi mossi appaiono anche su Final Fantasy 9. Ma non so, non riesce a controllarlo. Che elemento del dio, non gli facciamo niente. Facciamo la magia. Qua dio. Subito. Tanto qua. Dai, spazziamocene qua. Dobbiamo trovare se... Oddio. Termina punti esperienza. Niente. Ennesimo buco nell'acqua. Avevamo ottenuto l'oggetto una notte, ma un attimo, il minigioco di Mog, perché se non mi sbagliavo avevo provato il minigioco di Mog a Gold Saucer. Ecco, mi chiedo se non sono mai riuscito a completarlo il minigioco di Mog a Gold Saucer. Chissà come si fa a completarlo, ovviamente. C'è anche su Final Fantasy 7 Rebirth minigioco di Mogu su a Gold Saucer. Però mi chiedo, ma... Cioè, è uscito Final Fantasy 7 Rebirth, però mi chiedo...
Non so nemmeno se Final Fantasy 7 Rebirth dura fino al Tempio degli Antichi oppure no. Cioè, quindi con Final Fantasy 7 Rebirth avranno completato tutto il disco 1, quindi la parte 3 di Final Fantasy 7 Remake non credo che sarà l'ultima, visto che forse Final Fantasy 7 Rebirth dura fino al Tempio degli Antichi. Avanti nel tempo. Che cacchio ho combinato? No, ci ho premuto. Dio, scusate, non ci credo. Per sbaglio ho premuto F3, scusate. Scusate. Mannaggia. Ma vedi se devo ricominciare da capo, no? Meno male che salvo spesso. Macerie, scusate ragazzi, per sbaglio avevo premuto F3, per sbaglio avevo ricaricato il save state, mannaggia. Ma devo ricavare. Vedi un po' se non devo ricominciare. Ok, di qua. Per il momento non possiamo andare perché non abbiamo la chiave. Dio, di nuovo. Adesso velocizzo perché a finire poi mi secca, ti ricordi di fare di nuovo queste parti qua. Adesso velocizzo adesso. Che voglio farvi rivedere.
Poi sono le macerie. Un altro nemico, ok, questi nemici qua. A parte che prima avevo difficoltà a fare affrontare questi nemici. Princess, quando abbiamo... Almeno stiamo recuperando. Di nuovo no. Io. Oddio, siamo pure qua. Il fiocco! Quindi vuol dire che il fiocco ci rende immuni a tutti gli status. Ratto, non sono nemmeno. Oddio. Dobbiamo no. Ok, quindi dobbiamo acciuffarlo. Chiuso la porta a chiave. Ehi, è chiusa. Oh no, dobbiamo prenderlo. Stanco? Già. Fatti forza, un giorno ripensando a questi giorni difficili di Dereo. Il guardiano è fuggito con la chiave della porta. Si muove secondo un percorso fisso. Guarda da dove entra e da dove esce, sarà in grado di attivare l'uscita. Ah già, a sinistra dello schermo potrai saltare sulla mappa in fila del pezzo. Che ma tanto non ci sono nemici. Dobbiamo andare di qua. Quanti da lavoro? Inseguiamolo! Fini che poi... Ci vorranno anni per dare la caccia a Sefiro. Oddio. Quasi torna indietro. Dobbiamo inseguirlo, porca miseria. Forse non sarà facile beccarlo, mannaggia. Ah, ma si può pure saltare di sotto.
Niente, come faccio ad inseguirlo? Non so. Cioè. È saltato di nuovo di sotto. Ma come faccio? Oddio, forse dove. Oh, l'ho beccato! Fatto sbloccare. Ok, salviamo, dai. Vabbè, che. Per sbaglio avevo usato un save state qua. Vabbè, facciamo pure il riposo, no? Ok, come facciamo a risalire però? Ok, abbiamo sbloccato la porta, quindi possiamo andare. Oh, quindi è di qua che c'è Sephiroth. È la stanza con le pitture murali. Dove sei, Sephiroth? Eccolo lì. Tipo con la musica inquietante. Dove vuoi che sia, sono sempre al tuo fianco. Vieni. Mamma mia, è proprio inquietante questa musica di Sephiroth. Splendido. Un luogo ricco di conoscenza. Non capisco cosa vuoi dire. E se la osserva. Cosa? Ciò che mi darà tutto il potere di cui ho bisogno. Presto diverrò uno con il pianeta. Oddio. Sto dicendo cose insensate. Mare, è già allora. Presto noi diverremo uno. Oddio, quindi si trova. Quindi Genova si trova a tempio degli antichi, o mi sbaglio? No, no. Che Sephiroth sta portando cose a Genova. Come pensi di poter divenire uno con il pianeta? È semplice. Quando il pianeta viene ferito, impiega energia spirituale per curarsi. L'ammontare dell'energia impiegata dipende dall'entità della ferita. Oddio, quindi vuole distruggere il pianeta Sephiroth. Cosa succede? Che succederebbe se la ferita fosse talmente grande da minacciare la vita del pianeta? Oddio, impazzito completamente proprio Sephiroth. Immaginate quanta energia servirebbe. Io voglio distruggere il pianeta, allora lo scopo, non vuole la terra promessa. E dal centro di quella ferita ci sarei io. Tutta l'energia diverrebbe mia. Fondendomi con l'energia del pianeta, diverrei una nuova forma di vita, un altro piano dell'esistenza. Unendomi al pianeta cesserei di esistere nella mia forma attuale. Potrei rinascere come un dio.
Signore di tutte le anime. Una ferita in grado di distruggere il pianeta? Ferire il pianeta? Osserva quel murale. La magia distruttiva finale. Meteor. Non succederà mai. Destati. Dove sei, Sephiroth? Aspetta, Cloud. Oddio, ci sta controllando. Sephiroth sta... Cloud! Cloud, cosa succede? Ha ha ha, materia nera, ovvero black materia. Ecco la famosa citazione di Cloud. Presente in DC da Final Fantasy NT. Ha ha, evoca Meteor. Cloud, riprendi il controllo. Cloud, io Cloud. Come posso? Ora ricordo tutto. Cloud. Ehi, che succede? Qualcosa non va? No, niente, non preoccuparti. Sì, Cloud, non è nulla. Sephiroth è fuggito. Non preoccuparti, ho capito cosa si diceva. Così questo è Meteor. Non ho idea di cosa sia, ma credo che farà un botto pauroso. Deve essere energia, proprio come diceva Sephiroth. La magia distruttiva finale, Meteor. Individua dei piccoli pianeti che poi si dirigono verso l'obiettivo. Pianeta. Sapete che c'è una vera e propria collisione, il pianeta potrebbe essere polverizzato. Sephiroth. Ah, non sono io. Ok, dobbiamo scontrarci contro Dio. Dio il drago? Addirittura. Soffio del drago rosso. Forse non possiamo mappare con nulla. Titan. Fatto quella magia trine, non so qua. Dai, la magia trine. Ce l'ha. La tecnica nemico trine. Ok, così. Oddio, guarda quanto è veloce il lavoro la TB. Per via della limit carica. Non so che elemento è debole il drago rosso qua. Ricorda parecchio il Rumbun Dragon di Final Fantasy 8 qua. E ce l'abbiamo fatta. Infatti non aveva molti HP. Fascia del drago. E abbiamo ottenuto una nuova materia invocazione, credo. Segni di Sephiroth. È scomparso.
Batteria Bahamut! Ok, vedo che mi tengo Chocobo Mogul, oppure va a togliermi la materia Chocobo Mogul e mettere la materia Bahamut. Ok, abbiamo Bahamut come materia. Credo, non so, continuerò le altre. E la daremo alla nostra Calaiufi la materia Chocobo. Atto, quando ovviamente ogni volta che raggiungiamo livello master della materia qua. Io qua non possiamo uscire. Livello master, creiamo una nuova materia, cioè una copia della materia che abbiamo fatto raggiungere. Livello master. Cosa c'è? Qui c'è scritto qualcosa. Materia nera, black materia. Materia nera, pure materia nera. Black materia. Ehi, materia nera. Ora che facciamo, Cloud? Prima. Solo un attimo, glielo chiedo. Non capisco. Come? Davvero? Dicono che il tempo e la materia nera sono la stessa cosa. Cosa vogliono dire? Che l'intero tempo è la materia nera. Questo tempo è enorme, questa è la materia nera. Allora nessuno può averla. So che la perderà un certo seguito, la materia nera. Che se avete visto i gameplay di Opera Omnia, c'è la beta Black Materia. Vabbè. È piuttosto difficile, vedete la riproduzione del tempio. Lì dentro c'è un dispositivo che si rimpicciolisce ogni volta che risolvi un enigma. Ma quando si riduce il modello, anche tu ti riduci, fino a diventare non più grande del palmo della tua mano. Quindi risolvendo tutti gli enigmi la materia nera si ridurrà sempre di più fino a che noi potremo prenderla. Sì, ma c'è un problema. Per risolvere gli enigmi sono dentro il tempio. Chiunque risolverà sarà pauperizzato dal tempio stesso. Capisco, gli antichi volevano essere sicuri di che una tale magia non fosse usata facilmente. Lasciamola lì e usciamo da qui. No, non possiamo lasciarla qui. Sephiroth ha un sacco di lacchè al suo servizio. Non esiterebbe a sacrificarli o di ottenere la materia nera. Qui non è sicuro. Allora che cosa facciamo? Ok, il PHS quello. Ciao Cloud, sono Kite Sith. Ho spiato la conversazione. Non vi dimenticate di me. Ogni cosa che hai detto ha un senso. Potete usare il mio corpo meccanico per dare il futuro al pianeta. Non posso permettere che Sephiroth metta le mani sulla materia nera. Ma neanche la Scina deve averla. Ma Cloud, non hai altri alternativi. Fidatevi di me. L'altra scelta. D'accordo, allora, me la vedo io. Presto, dovete uscire da lì. Io vi aspetto all'uscita. Aspetterò all'uscita. Ok, quindi dovremo uscire dal Tempio degli Antichi. Uscire via da qui.
Aspetta. Ah. Ovviamente dovremmo premere quel pulsante che ti permette di raggiungere l'uscita, credo. Dio, nemici! Siamo a 36 minuti di gameplay, porca miseria. Questi nemici non muoiono con un colpo. Aspetta, facciamo manipola. Ma potrebbero avere qualche tecnica nemica. Drago antico. Veloce del sud. Ah, questo non si può imparare. Pure mancata. Ok, abbiamo. Dio, come faccio? Come faccio? Dio, come faccio ad andarmene via da qui mo? Facciamo vento bianco. Come faccio ad andarmene via da qui? No. Come faccio? No. Ecco l'uscita, ecco dove era l'uscita. È bollente. Brutto segno. Mio cacchio è quel mostro. Ok, una boss fight. Porta demoniaca. Forse non si può manipolare perché. Le boss fight non si possono manipolare, vero? Quella che male la magia estiva. Quindi vuol dire che è mura. Occhio da pollo. Non manco che è debole. Dio! Dobbiamo dargli un. Cosa là? Come si chiama? Lagodora. Aspetta. Non riesco a trovare il lago dorato, porca miseria. Eccolo lì. Meno male. Ok. Credo che. Io non gli fa. Gli fa proprio un baffo la magia a questo. Ok, dai. Adesso vi faccio vedere Bahamut. Io 40 minuti di gameplay. Ecco come sprecare la magia di oro. Yoga. Ok, questa entrata di scena di Bahamut penso che sia parecchio simile a quella di Bahamut di Final Fantasy X. Infatti è un po' orrendo il Bahamut, quello là di quella del 10. Sinceramente preferisco un po' di più quello dell'8, ma quello del 7 non.
non è comunque malascio il va computer 7. Dio si sta facendo il culo. Cioè facciamo più danno con gli attacchi fisici con la magia qua. Facciamo gli attacchi normali qua. L'abbiamo sconfitto? Forse sì, non so. Ancora finita. Ce l'abbiamo fatta. Non aveva molti HP anche questo boss. Dio, 41 minuti di gameplay. Vabbè, scusate perché. Se fascia Gigas. Registro più 1 minuto di gameplay possibile perché. Che comunque i giochi RPG come Final Fantasy durano più a lungo. Scusate il ritardo, sono io. Ora ci penso io. Bene, allora, statemi bene. È bello, kite sit. Dai, Claudio, dica qualcosa. Non me la sento. Ti capisco, è difficile anche per me. Perché non ci fai una predizione? Sì, hai ragione, era un po' che non ne facevo, eh. Sono così eccitato, giusto o sbagliato, sono sempre io. Cosa vuoi sapere? La compatibilità che c'è tra me e Cloud. Ti costerà almeno un appuntamento. Si parte. Ok, vediamo quale predizione, diciamo. Forse non dovrei dirla. Povera Tifa. No, dimmelo. Prometto di non fare l'isterica. Davvero, allora la dirò. È ottima, siete fatti l'uno per l'altra. La sera di Aerith e la sera di Cloud. Avrete un futuro radioso. Cloud, organizzerò il tuo matrimonio. Lo officerò. Farò tutto ciò che vorrai. Basta che tu mi chiami. Ok, ha previsto. Grazie per aver creduto in me nonostante fossi una spia. E ora ti dissi addio. Quindi ci lascia, ragazzi. Io non ho visto niente qua. Mi ha detto sì, forte, sono così felice. Oh. Qua credo che crollerà il tempio degli antichi qua. Cosa è successo? Ce la posso fare? Cioè, salta il lavoro. Ecco lì. Chissà se la Black Materia la prende anche su Final Fantasy 7 Rebirth. Non so, perché può darsi pure che Final Fantasy 7 Rebirth durerà fino al Tempio degli Antichi, quindi della parte 3 di Final Fantasy 7 Remake partirà dopo il tempo degli antichi. Devo credere in me. Gli antichi hanno fatto proprio un ottimo lavoro. Io che proteggo il pianeta, sono un po' imbarazzato. Ci sono un sacco di automi come me in giro, ma esiste un solo Kaizit. Ah, ci sono altre copie di Kaizit. Non mi dimenticate, anche se ci sarà un altro Kaizit. Addio allora, devo salvare. Oddio, quindi.
ci sarà comunque un'altra copia di Kai'Sa Sith in squadra con noi. E ciao, Tempio degli Antichi, quindi sparirà insieme a Kai'Sa Sith. Poco ci rimango male. Ed è scomparso. È la materia nera. A me non mi interessa, rimango qui. Siamo saltati giù. Oddio, tra l'altro la materia nera non è scomparsa insieme al Tempio degli Antichi. Finché l'avremo noi, Sephiroth non potrà evocare Meteor. Dicevo l'oggetto chiave materia nera. Oh, Black Materia, proprio a tutti gli effetti. Possiamo usarla? No, per ora no. Serve un forte potere spirituale. Intendi molta energia spirituale? Esatto. Il potere di un'unica persona non basta. Serve un luogo speciale, un luogo di di energia del pianeta. Ma sì, la terra promessa. La terra promessa. Ma Sephiroth è diverso, non è un antico. Non sarà in grado di trovare la terra promessa. Ma l'ho fatto. Io sono superiore agli antichi. Ah, quindi Sephiroth non è un antico a loro. Forse no. Posso viaggiare lungo il flusso vitale, posseggo le conoscenze e la saggezza degli antichi. Ho anche il sapere di coloro che sono venuti dopo l'estinzione degli antichi. E presto creerò il futuro. Non te lo permetterò, il futuro non è solo tuo. Infatti, il futuro non è solo di Sephiroth, ma anche degli altri. Ah, chissà. Destati! Sta zitto! Il rumore! Sì, Cloud, bravo! Oddio, Cloud proprio da piccolo. Ha ha ha! Dove stiamo andando qua? No! Non temere. Tra l'altro Cloud consegna la materia nera a Sephiroth. Ah, ecco, perché Sephiroth sta controllando Cloud. Ben fatto. Cloud, ti senti bene? Ho dato la materia nera a Sephiroth. Cosa ho fatto? Dimmelo, Aerith. Cloud, sii forte. Ah, cosa ho fatto? Cloud, non hai fatto nulla. Non è colpa tua. Io sono. Cosa, Cloud? Ops, non è il momento giusto. Sono Kite Sith numero. Oddio, Kite Sith numero 2. Piacere di conoscervi. Dove stiamo andando qua? Aerith, cosa, Cloud? Cosa stai facendo? Ogni cosa è bianca. Cosa ho fatto? Non ricordo nulla. La mia memoria da allora, se è tutto un sogno, non svegliatemi. Dio? La terra promessa. Cloud, puoi sentirmi? Sì, posso sentirti, perdonami per ciò che ho fatto. Non preoccupartene.
Sono stato incapace di... Oh! Cloud, perché non smetti di preoccuparti? Me la vedrò io con Sephiroth. E Cloud, abbi cura di te stesso. Almeno prenditi una mano, va bene? Cos'è questo posto? Questa foresta conduce alla città degli antichi, chiamata Foresta Dormiente. È solo una questione di tempo prima che Sephiroth usi il meteoro. Per questo vado a proteggerla. Sono l'ultima scelta, eccetera. Tocca a me farlo. Il segreto è proprio qui. O quantomeno dovrebbe essere così. La sento chiaramente, è come una forza che mi chiamasse. Vabbè, io vado adesso, io torno qua. Aerith! Io Cloud tenta di raggiungere Aerith, però non ci riesce, perché c'è una forza che lo impedisce di raggiungerla. Credo. Io ho 52 minuti di gameplay. Molto bene. Così intende interferire? Potrebbe crearmi dei problemi, non credi? Oddio, di nuovo Sephiroth. Dobbiamo fermare quella ragazza. No, non ti permetterò di ostacolare Aerith. Forse. Ah, stava dormendo, Cloud. Sembrava che stessi avendo un incubo. Come ti senti ora? Sembra meglio. Meno male, diamine. Non so cos'altro possa succedere. Lo sai, Cloud, Aerith è andata via. Tutti gli altri sono andati alla sua ricerca. La città degli antichi. Aerith sta andando proprio là. Da sola? Perché è andata da sola? Ehi, raggiungiamola. Solo gli antichi, solo Aerith ci può salvare da Meteor. Allora dobbiamo andare. Cosa faremo se le successe qualcosa? Se Sephiroth alle calcagna si troverà. Se Sephiroth alle calcagna si troverà in un mare di guai. Sephiroth lo sa già. Cosa? E allora che stiamo aspettando? Andiamo, Cloud. No. Potrei rifarla ancora. Con Sephiroth vicino io potrei. Già, porco mondo bastardo! È a casa tua che sei filotte sei in possesso della materia nera. Tutta colpa tua. Colpa mia? So che hai dei problemi, porca miseria. Tutti li abbiamo. Ma tu non riesci neanche a capire te stesso. Ma sappi una cosa, non lascerei il treno su quale stiamo salendo e non alla fine del binario. Se non alla fine del binario. Claudio, siamo arrivati sin qui, non ho intenzione di batterti col Sephiroth. No, mi dispiace. Se succedesse di nuovo, impazzirei. Mi dispiace. Vocca voi abbastanza, sei un asino cocciuto. Pensaci un attimo. Quanta gente a questo mondo pensa riesca veramente a capire se stessa? L'ancella si temibile perché non sa cosa realmente l'aspetta. Ma vai avanti, vive la vita sua, non scappa via, hai capito? Cloud, verrai con noi, vero? Io ho fiducia in te. Cosa posso fare? Uscire da qui? Per andare dove? Qua. Inizia la depressione di Cloud. Che ma siamo ancora in gara? Non insistere, Tifa. Dagli un po' di tempo. È una decisione che deve prendere da solo. Tu credi in Cloud, vero?
Ho paura di scoprire la verità. Perché? Ok. E vabbè, dai, credo che... Ah, siamo anche un gaga. Cloud. Ehi, come ti senti? Voglio chiederti una cosa. Cosa vuoi fare? Vuoi sapere la verità su te stesso o hai paura di scoprirla? In ogni caso, se resti qui, non farei altro che preoccuparti inutilmente. E se darai i numeri nel momento in cui appare Sephiroth, beh, se succede, pazienza. Ti darò una bella sveglia su quella testa dura e ti farò ritornare normale. Cloud, andrà tutto bene, noi siamo al tuo fianco. Ma... Se succede, pazienza, non preoccuparti. Sì, avete ragione, devo guardare avanti. Forza, andiamo a cercare Aerith. E ok, ragazzi, termina qui questa lunghissima gameplay su... Ok, dovevamo andare nella terra protessa. Dove si trova? Quindi termina qui anche questa gameplay sull'originale Final Fantasy VII. Dal suo cavone assieme a tutto, ci becchiamo alla prossima.